Un saluto a tutti amici, oggi finalmente andiamo a vedere il video toaster. Non sono riuscito a fare una diretta per questione lavorativa, ma oggi che ho un po' di tempo finalmente posso mettere mano a questa meraviglia che vi avevo accennato in qualche altro video. Parliamo della VT4, anzi VT3, scusate, VT3, VT4, non mi ricordo mai, con tutti i suoi bei dischi originali, il suo pannello di controllo originale, diciamo patch bay delle sue schede originali. Come sapete, erano tre video toaster di cui io ne ho recuperata bene o male una. Abbiamo un sacco di pezzi di ricambio che adesso vi mostro. In pratica abbiamo la bellezza di tre schede madri, una è su un case, questa è la prima, questa è la seconda e l'altra è su un case. Qui inoltre abbiamo un po' di cavi. Qua mi ero portato via io alcuni hard disk dalla mia collezione. Qua c'è anche una ventola. Questi sono hard disk sicuramente funzionanti dalla mia collezione per vedere se quelli di sistema originali non funzionano e va reinstallato tutto quanto. Qua abbiamo anche un po' di cavi SATA, eccetera. Una scheda video facente parte di una delle schede madri, una delle tre schede, perché erano ovviamente tre dei video toaster originali NewTek, che sono queste qua. Bellissime, con annesso, in realtà di queste ne ho soltanto due, di cui uno è anche senza suo porta schedino, che sarebbe la porticina ulteriore da attaccare sempre ai patch bay che ci sono lì. Questa è l'altra scheda, qua ci sono le mascherine, qua c'è l'altra scheda madre. Le schede madri ve le faccio vedere un pochettino velocemente, ma poi faccio vedere anche i suoi manuali che mi sono ritrovato. Sono delle Super Micro con teoricamente due Intel Xeon, la serie è questa qua. Sono delle Super X5 DAL, con i due bei Xeon qua. Non li ho smontati, non gli ho cambiato la pasta termica, nulla, però in questi qui, che sono diciamo i pezzi di ricambio sostitutivi, se per caso succede qualcosa che non va, non li voglio attaccare. Voglio concentrarmi su questo che ho più o meno riassemblato come case, nel senso che era il case che fisicamente l'ha messo un pochettino meglio. E qui c'è una scheda video toaster con l'altro suo pezzo ben collegato, qua c'è un'alimentazione esterna da dargli. Gli ho messo tutta la RAM possibile che potesse avere, e questo case perlomeno ha il porta hard disk, ha i suoi lettori e tutto il resto. Volevo installargli questo alimentatore, che adesso vado a provare se effettivamente funziona, che è un alimentatore dual fan della marca, in realtà sconosciuta, ma è decisamente vecchio, non ha tante SATA, ma ha un sacco di Molex e servono, e se non sbaglio ha anche uno o due connettori floppy, perché ne servirebbero due, che sono in questo caso utili. Questa marca qui è Max, non lo so. Questi sono gli hard disk originali, non di sistema, ma di file del videotoaster, che era un RAID di 4 dischi, che adesso andremo anche a testare prima di effettivamente rimetterli in piedi. Voglio andare a testare comunque anche l'hard disk questo di sistema, anche se probabilmente questo lo testerò un po' meno di quegli altri, perché essendo già qua montato non ho voglia di tirarlo giù se per caso funziona, mentre il resto, lettore e tutto il resto, dovrebbe funzionare. Questo è un alimentatore che era in uno dei tre, l'unico sopravvissuto. Ed effettivamente non è neanche così vecchiotto, è un 80 Plus, ovviamente non gold, non bronze, di quelli white. Un 520 della Cooler Master dovrebbe essere sufficiente per alimentare tutto quanto. Non ha tanti cavi, magari sia un semi modular e avrebbe un bel po' di buchi per metterli, tant'è che non ha manco una SATA, quindi bisogna un po' arrangiarsi per quello che è. Questo è il case così com'è davanti. Insomma, adesso mi metterei prima a provare velocissimamente questa roba per vedere se va, se non va, se è tutta da buttare. Questi hard disk sono tutti da 120 giga, piccolissimi, ma l'età è quella che è. Questo alimentatore, se per caso questo alimentatore qui che ho recuperato non va, è morto, è stecchito, monterò questo qui, e poi vediamo se con i cavi qua ce la facciamo, perché mi sembra di vederne non sufficienti. E allora cominciamo con questo alimentatore. Io qui ho il solito ammenicolo della, mi pare, Seasonic, questo ammenicolo qua che serve per accendere gli alimentatori ATX e vedere se funzionano, che è anche una cosa molto carina e interessante. Andiamo a ficcargli l'alimentazione, ecco qua, e adesso accendendola vediamo se partono.
Mi sembra che per adesso l'esito sia molto positivo e logicamente ne parte metà. Si vede che questa parte qui è cotta. Bip sibilo perché l'altro è morto e stecchito. In pratica è un alimentatore che va a metà ed è assolutamente da buttare. Bene, vi voglio far comunque vedere come sono fatti i cassetti dentro, perché sono molto particolari di quello guasto in questo caso, che sono proprio degli alimentatori tipo server con i loro slottini. Qua c'hanno tutta la loro parte di condensatori, minchie, cazze, mazzi vari, le ventoline qua davanti, e sarebbero ognuno, come possiamo leggere qui, leggo dal telefono perché sono cieco, 320 watt, per cui non sarebbero chissà che gran potenti, uno solo attivo di questi per alimentare due Xeon anche vecchi. Per cui direi che è il caso di farlo sparire senza alcuna pietà. Siamo quindi al momento hard disk, quindi ho riacceso il mio fido ThinkPad X240, ho qui il mio adattatore SATA, questi sono hard disk molto vecchi per cui possono essere alimentati sia con i connettori SATA che con i connettori Molex. Questo spiega perché quell'altro alimentatore non aveva i connettori SATA, perché effettivamente non ce n'erano bisogno, e adesso direi di andare a fare un po' di test. Partiamo con il primo hard disk che si è acceso e sta girando. Andiamo ad aprire il nostro Crystal Disk Info e benissimo, direi che ci dà un ottimo risultato, per non dire pessimo. Questo disco ha la bellezza di 9 CF settori riallocati, pressoché morto e sepolto. Per scrupolo lo facciamo anche con gli altri, ma ho paura che se uno è conciato così, gli altri non possano essere conciati tanto meglio. Per cui prendiamo il secondo. Ma come possiamo vedere, sia il secondo che il terzo hard disk risultano assolutamente morti e sepolti come il primo. Leggermente diverso è lo stato del quarto hard disk. Questo ce lo dà giallo con alcuni settori, un solo settore riallocato, quindi può essere che con una formattazione a basso livello questo si riesca effettivamente a recuperare, ma dubito che sia possibile recuperare il RAID di questi tre. Per cui di tre hard disk ne abbiamo uno possibile come recupero e lo possiamo fare con hard disk Sentinel, che in genere queste operazioni può portarle a buon fine. Dovrei averlo installato qui, in quanto questo PC è quello che ho con tutti questi piccoli tool utili allo scopo. Tra le tante cose, hard disk Sentinel dà la salute dei singoli dischi. Infatti qui lui lo dà al 98%, ancora eccellente, acceso da, come si può vedere, 1435 giorni, 1 ora e 54 minuti, durata stimata comunque solo 374 giorni, che non è che sia una durata stimata molto ma molto alta. Noi comunque per ripristinarlo possiamo tranquillamente dargli un bellissimo reset con un bel test sulla superficie, ovviamente su questo disco qua da 114 giga, della reinizializzazione del disco, quindi distruttivo, andare a perdere tutto quello che c'è sopra, ma a reinizializzare tutta la superficie. Diamogli avvio sul test ed ecco che insomma partirà quello che è il reset del disco per cercare di riallocare gli ultimi settori mancanti e capire quanti effettivamente sono i settori danneggiati. Considerate che questa cosa da fare, oltre che ovviamente facendo questo si perdono i dati, non ha alcun senso su hard disk molto vecchi come questo, o comunque hard disk che devono essere usati abitualmente. Questo potrebbe essere un hard disk che, a meno di questi errori che sta dando, è impossibile eseguire la richiesta a causa di un errore del dispositivo, che non è di certo una cosa molto raccomandabile, quindi significa che il disco, oltre a questo, evidentemente ha anche altri problemi. Qualora non dia questi problemi, hard disk Sentinel permette di far sì che il disco possa essere ancora utilizzato, magari per qualche backup di poco conto o cose di questo genere. Ma visto che non sta partendo, e tra l'altro quando è così in genere si pianta completamente anche il software di hard disk Sentinel, infatti direi che possiamo dare per morto anche questo disco.
Mi sposto in un'altra posizione per andare a verificare lo stato dell'altro disco, quello di sistema, con questo alimentatore che gli ho collegato. Quindi adesso intanto andiamo ad accendere l'alimentatore, che parrebbe accendersi anche se fa un fischio non proprio bellissimo. L'hard disk mi sembra partito e mi sembra anche che sia visto dal sistema, perché guardatelo qua, me l'ha visto senza alcun tipo di problema. Sigle con voi, test, eccetera. Noi però vogliamo andare a vedere quanto effettivamente il disco sia messo bene o male, quindi diamogli un click, andiamo sul nostro disco e Maxtore 80 giga, questo viene segnato come buono, molto molto bene. L'acceso da ore qua non ci dà un dato proprio molto valido, scusate lo sfarfallire dello schermo, ma direi che questo disco funziona e quindi perlomeno il disco di sistema dovrebbe far sì di far partire tutto questo PC. Andiamo a spegnere l'alimentatore. Bene, a questo punto, sapendo che l'hard disk di sistema al 99% funziona, ma un hard disk dove ipoteticamente stoccare i dati, anche se probabilmente ne vorrebbe più di uno per fare un raid, ma noi gliene mettiamo uno solo perché tanto siamo poveracci, ho recuperato questo hard disk mio SATA da 250, un vecchio Western Digital, direi che andrà benissimo, quindi qui di sicuro non avrò bisogno di 4 connettori SATA, me ne basterà solo e soltanto uno. Qui ho visto che devo anche ricollegare le USB frontali e le dovrò ricollegare qui. Mi sono però accorto di una cosa, che su questo alimentatore che voglio usare, che devo usare perché non ho altro, purtroppo, come vi dicevo prima, non ho connettori SATA, ho tutti i connettori Molex e peraltro mi manca anche un connettore floppy che non posso utilizzare per collegare il floppy interno. Così nella mia scatola di adattatori, dove ho un po' di questi vecchi cavi, alcune cose che avevo fatto un pochettino bruttarelle, tipo ne avevo visto uno prima, un adattatore che avevo mezzo costruito io presumibilmente per alimentare un qualcosa su un preassemblato, questo qua, insomma, questo che vedete qui giuntato, eccolo qua, che era un altro di quelle cose fatte un po' molto a mano. Ho trovato questo adattatorino qui, che evidentemente mi ero tenuto con i cavi tagliati per costruirci degli eventuali adattatori con dei cavi. Effettivamente tagliando questo connettore qua con i SATA, come sapete tanto il 3.3 io qui non lo collego perché tutti noi sappiamo che non serve più a niente nei SATA e non l'ha mai utilizzato nessuno, e soprattutto recuperando il connettore floppy da questo cavo, presumibilmente li collegherò tutti e due entrambi a questo adattatore, non è una cosa bellissima ma gliela facciamo lo stesso e ce ne freghiamo apertamente, recupero due connettori SATA, recupero un connettore Molex che vado poi a mettere a ponte su uno di questi tanti cavi, e dovrei essere orientativamente a posto per alimentare tutto quanto. Quindi mi metto a stagnare tutto il cavo per bene, metterci anche la guaina termorestringente e ultimo il connettore per poi montarlo nel computer. Eccoci qua, il cavo come avete visto lo abbiamo fatto, abbiamo unito tutte le varie coppie di ogni cavetto per farci il nostro splitterino. Non è bello, non è una cosa elegante, è semplicemente una cosa molto efficace che funge allo scopo per far sì di provare e utilizzare questo computer. Tanto ricordiamoci che non è una cosa che deve stare accesa H24, non è un oggetto per cui vale la pena spendere dei soldi per gli adattatori fatti bene, perché altrimenti quell'alimentatore è modulare, ma non so neanche se effettivamente quanto possa funzionare bene. Quindi questo è un sistema efficace che ci fa sì di provarlo e di collegare tutto. Vado quindi a smontare tutto il blocco degli hard disk che si trova qua. La prima cosa da fare è togliere la ventola frontale, ma questa per fortuna si sgancia in maniera abbastanza semplice, anche perché adesso andrei a inserire l'altro hard disk. Poi per sganciarlo, questo ha 4 viti, ho visto, 2 qua e 2 qua, per cui dovrebbe essere abbastanza agevole anche l'inserimento dell'hard disk mancante. L'unica cosa che ho paura è che questo cavettino qua lo debba forse sganciare, magari anche da dentro, non lo so, perché altrimenti penso, ho paura io perlomeno, che me lo porti via con il caddy. Ed eccolo qua che è uscito, bello che preciso e tranquillo, così magari fisso anche meglio questa placchettina qua. Questo caddy per disco, visto che c'ha delle viti molto larghe e molto lunghe, che probabilmente non ho, quindi adesso vedrò un attimo come fare, perché
Incastrare gli hard disk in realtà è molto ma molto semplice, perché basta, come vedete, infilarlo qui all'interno di uno degli slot. Questo affare qua, ho visto che tiene 1, 2, 3, 4, ben 5 dischi, quindi il problema non si pone. I buchi effettivamente corrispondono, quindi basterebbe mettermi, per me, l'hard disk in questa posizione, oppure se volessi tenerlo un pochettino più separato potrei metterlo qua sopra, ma vedo che manca un tappino di sostegno, mentre qua li ho tutti e quattro, segno che forse una volta qua c'era un hard disk, oppure sono semplicemente andati persi, non lo so. Potrei anche banalmente fare così, in effetti, se volessi separarlo, e quindi posso separare i due dischi mettendoli in questa maniera, che forse è un pochettino più elegante. L'unica cosa è che adesso devo cercare delle viti per avvitarlo, perché appunto i buchi coincidono perfettamente, tanto sono standard, ma devo trovare qualcosa per avvitarli. Viti trovate, queste sono sufficientemente lunghe, ne ho già messe due dall'altra parte. Fortunatamente la mia collezione di viti ha sempre il suo perché, quindi adesso andiamo a finire di avvitare il nostro hard disk, eccolo qua. Direi che ci siamo, l'hard disk non si muove, è solido, tutto il blocco è solido, possiamo andarlo a rimontare. Prima di dare concluse le operazioni sul case, bisogna adesso separare questi cavi SATA, perché come abbiamo visto me ne serve uno solo, andare ad attaccare queste USB qua, dopodiché vado ad attaccare l'alimentatore che lo piazzo qui in qualche maniera, collego tutto e poi siamo pronti per portare questo computer qua sopra e vedere che succede, se si accende, se non si accende, se parte, se non parte, tutto il resto. A questo punto mi sono messo a togliere i cavi SATA sbagliati, ho collegato le USB frontali nella maniera corretta, reinserito tutte le schede, collegato l'alimentatore con il cavo nuovo fatto, ho quindi verificato tutti quanti i cablaggi dopo aver attaccato il computer sul banco e siamo pronti per la prima accensione, che ha avuto un esito positivo perché è comparsa subito la scritta Supermicro del BIOS. Inizialmente il computer non si voleva avviare, sembrava quasi inchiodato, poi alla fine è partito sul BIOS, abbiamo scoperto che è uno Xeon da 2,8 GHz dual Xeon con 2 GB di RAM, nel BIOS pareva tutto a posto, gli abbiamo dato quindi il secondo riavvio, anche questo è stato abbastanza lento perché si è messo a fare un test esteso molto molto lungo della memoria, come possiamo vedere qua, e per 2 GB ci ha messo effettivamente un po', ma per grazia del Signore, alla fine di questo test ha cominciato a buttare Windows XP, per poi arrivare alla conclusione che c'era il sistema perfettamente avviato e perfettamente funzionante, per la nostra gioia. Allora, adesso andiamo a cambiare la batteria tampone che c'è qua sotto con questa qui, è una batteria cinese, ma questa dovrebbe essere teoricamente carica, anzi, nel dubbio, come lo scrupolo ce lo vogliamo fare, multimetro alla mano, che dovreste teoricamente vedere, vediamo quanto segna, 3.3 volt, perfetto, questa è assolutamente carica, quindi possiamo usarla. Per farlo però mi conviene togliere questa scheda, che tra l'altro a stare qua sopra si è scaldata tantissimo, cioè voi non la sentite, ma vi assicuro è veramente calda, cioè i dissipatori delle CPU non sono tanto calde, ma questa qui è veramente veramente tanto calda. Andiamo a togliere la Sony originale, eccola qui, perfetto, e ci andiamo a infilare questa, dopodiché finiremo di sistemare un pochettino il BIOS. Adesso volevo approfittarne anche per legare un pochettino i cavi, perché qua veramente è un grandissimo paciugo, quindi li leggo un secondo, chiudo il PC in modo che sia ipoteticamente completo. Volevo anche provare a girare questa ventola, perché è montata al contrario, cioè spara l'aria fredda fuori invece che sparare l'aria fresca dentro, quindi adesso io questa la estraggo in questa maniera, la svito e la scambio, molto semplicemente, perché così non ha alcun senso di esistere, e poi sistemo un pochettino i cavi qua, e come appunto detto mi metto a legare un po' di cavi con le fascette, controllare che vada tutto bene, chiudo il computer. Ok, computer rimontato, io qui ho preso tutti i suoi cavi di collegamento per il suo
Patch Bay con tutti gli ingressi, uscite, audio, video di tutto e di più. Andiamo a vedere il manuale per come effettivamente collegarlo con la SX8. Come vediamo, la scheda ha al suo interno il VT12, che è questo cavettino qua, che deve andare poi a collegarsi sul VT Audio 1-2. Poi abbiamo il 3, 4 e 5, che sono rispettivamente il 3, il 4 e il 5. Qua naturalmente nella scheda nessuno si è mai degnato di scrivere nulla. Io adesso probabilmente, vedo che tra l'altro qua c'è anche una vitina leggermente svitata, vabbè, non importa, nessuno ci ha mai scritto nulla. Io ci metterò qualche numerino, perché altrimenti questo io so già che non lo collegherò mai più bene in tutta la mia vita, e poi provo a riaccendere. E come appunto previsto, mi metto a scrivere i numeri e poi attacco tutti quanti i cavi. E allora ci siamo, con tutto quanto collegato e configurato, teoricamente configurato perché non abbiamo provato niente. Andiamo ad accendere il nostro PC con uno dei due tasti, non mi ricordo mai qual è quello giusto. Ho cambiato la batteria del BIOS, ho riconfigurato il BIOS, quindi dovrebbe anche metterci molto meno a partire, perché non penso che faccia di nuovo tutto il test esteso della RAM, quindi vedete già parte in maniera un bel po' più spedita rispetto al solito. Diamogli comunque il suo tempo per fare quello che deve fare e farci partire Windows XP. C'è da dire una cosa, ho notato che se lascio collegato il controller, questo qua che è una porta seriale un po' particolare, Windows XP fa fatica a partire, quindi mi rimane il computer tipo bloccato lì. Non so se sia un problema di questo controller o che, fatto sta che come vedete l'ha rifatto. Se io invece adesso gli vado a dare un piccolo resettino proprio veloce del PC con il controller USB attualmente scollegato, come vedete il computer si accende, fa tutte le sue sequenze di boot in maniera abbastanza normale, con la velocità classica, perfetto. Diamo un attimo il suo tempo e in pochissimo ecco qua che si mette a far partire il mio Windows XP, che tra l'altro è anche velocissimo a caricare, magari l'hard disk non sia chissà che cosa, è un hard disk da 80 giga IDE che è veramente misero. Spegniamo questa luce per far vedere un pochettino meglio il monitor, eccolo qua, adesso lasciamo che parta tutto quanto, dopodiché proverò a vedere se l'uscita video, queste uscite video out funzionano effettivamente con l'applicazione, perché l'ingresso purtroppo in questo momento penso di essere sprovvisto di qualcosa da collegarci, ma il video in questione era soprattutto per sistemare il PC. Adesso io posso ricollegare il mio controller, che dovrebbe essere riconosciuto da Windows senza nessun tipo di problema, non mi ha dato alert. Qui come vedete si è anche già accesa una lucina, segno che comunque il pannello è illuminato, e io andrei a provare, così senza grossi se e ma, ad avviare la nostra Video Toaster 3. Eccola qui, non so se va finito effettivamente di caricare tutto quanto. Andiamo ad aprirci, vado ovviamente un po' a caso, il mio switcher, che teoricamente dovrebbe rilevarmi, come vedete, e andare di conseguenza rispetto a quello che faccio. Vedete, spero che si riesca a vedere che io mi sto muovendo qua e lui automaticamente muove. Posso premere i tasti, come vedete io sto premendo i tasti e lui sta funzionando come si deve, quindi comunque adesso, al di là che io sto premendo i tasti male, direi che stanno lavorando tutti molto bene. Auto cut, fade, ovviamente lui fa quello che deve fare, fade DSK, take. Qui vedete, adesso sto premendo un pochettino di cose a caso e mi si stanno aprendo tutte le varie finestrelle, diciamo, del programma, ma ipoteticamente in questo momento non è la cosa più interessante. Fatto sta che sembrerebbe che tutto quanto stia funzionando per il meglio. Signori, prima di chiudere il video volevo farvi vedere che effettivamente qualcosa funziona, perché aprendo un po' di pannelli e cercando di capire un po' come funziona, ho generato un background generator sul mio BG, quindi se lo metto in program e lo metto in program utilizzando la mia T-bar, voilà, come vedete al di là dello sfarfallio, come vedete
La scheda di uscita sta lavorando perfettamente sull'uscita video out 1 e volendo andare sul mio media player, che dovrebbe essere teoricamente questo DDR, sul numero 13 posso dare in play un contenuto audio e video riprodotto direttamente da qua, che come vedete viene riprodotto senza alcun tipo di problema. Posso naturalmente andare a nero o andare a switchare sulla mia parte colorata banalmente così, oppure andando anche in preview e utilizzando la T-bar per fare questi stupidissimi effetti. Che altro dire? Qua abbiamo tutte le sorgenti del nostro programma. Io, volendo queste qua, penso che possa mapparle sullo switcher qui, ma ragazzi, funziona. Funziona molto bene. Adesso possiamo chiudere il video. Quindi, detto questo, io vi saluterei qui vi darei appuntamento al prossimo video, dove vediamo un po' se effettivamente le funzionalità di questo affare sono state ripristinate, come funziona, cosa ci si può fare e soprattutto che produzioni vintage, che voi sapete che in questo canale ogni tanto sono presenti, si riesce a fare tramite questa macchina fenomenale che era praticamente l'antenato di VMix. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.